E se vi dicessi la parola ambiente, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Beh, probabilmente questa. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Ma qui ovviamente siamo su un canale di economia e quindi la domanda è: qual è il rapporto tra economia e ambiente? Beh, una delle prime cose che vi può venire in mente anche qui potrebbe essere: imprese malvagie che traggono ingenti quantità di profitto distruggendo interi ecosistemi. ecco, oggi purtroppo non parleremo di capitalisti malvagi. In realtà, il punto di congiunzione tra queste due materie è l'economia ambientale. Lo so, gli economisti non sono troppo famosi per la loro creatività. Il tema è molto interessante e altrettanto vasto. Però qui su WhatsApp Economy è la prima volta che parliamo di ambiente e quindi mi piacerebbe prendere questa materia fin dall'inizio, perché è una materia giovane e con una nascita degna di nota e siamo qui proprio a raccontarla. Ah, gli esseri umani, quanto sono soli e stupidi. Intendiamoci, non è che io odio gli umani, i miei migliori amici sono degli esseri umani. Ma i fatti ci dicono questo. Una delle morali di questa storia è che gli esseri umani, per poter progredire come specie, molto spesso hanno bisogno di simboli. Lo abbiamo appena visto. Se io vi dico la parola ambiente, una delle prime cose che vi viene in mente è proprio Greta Thunberg. Beh, in realtà negli anni 60 il simbolo per il movimento ambientalista era qualcos'altro. Pensate, ci siamo resi conto dei nostri limiti solo dopo essere letteralmente scappati dal pianeta Terra. Ebbene sì, sto parlando dell'esplorazione spaziale e dei 4 anni che cambiarono per sempre il mondo. In particolare sto parlando dell'Apollo 8 e Apollo 17. La prima e ultima missione verso la Luna. 1968. La missione Apollo 8 fu la prima a raggiungere la Luna. In quell'occasione fu scattata Earthrise. Un ingegnere della NASA, guardando la foto, disse: "Ci ha aperto gli occhi sul fatto che la nostra Terra è una bellissima e preziosa isola sospesa nel vuoto e che non c'è altro posto per noi in cui vivere se non il sottile strato di superficie del nostro pianeta, circondato dal nulla scuro dello spazio." Proprio come nelle grandi storie, il colpo di scena è nel finale. 1972, Apollo 17, l'ultimo viaggio verso la Luna. Qualche ora dopo il lancio, gli astronauti si trovarono proprio in mezzo tra il Sole e la Terra. E sbam! The Blue Marble, la biglia blu. Pensate, questa fu la prima foto a ritrarre la Terra per intero, sola, nel buio dell'universo. Queste due foto diventarono dei veri e propri simboli all'interno del movimento ambientalista. "Abbiamo solo una piccola e fragile casa", dicevano in quegli anni. Ed è proprio in quel periodo se nasce e prende nuovo slancio una nuova branca dell'economia. Guarda caso, l'economia dell'ambiente. Lavoisier ci dice che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. In effetti, questo principio lo possiamo prendere per buono anche per l'economia. Prendo della plastica e del silicio, li trasformo, li metto insieme, creo un cellulare che poi vado a vendere sul mercato. Quindi è legittimo pensare che l'economia è limitata dalle materie prime, materiali e materiali, che ha a disposizione in un determinato periodo. Benissimo, abbiamo introdotto il concetto di limite alla crescita economica. Anche se in realtà il contributo dell'economia e dell'ambiente non è esattamente questo. Infatti il concetto di limite in economia era ben noto già da 200 anni, però diciamo che aveva tutta una sua interpretazione. Adam Smith, 1776. La suddivisione del lavoro e quindi la ricchezza delle nazioni sono limitate dalla grandezza del mercato. Malthus, 1798. La crescita di un paese è determinata dalla popolazione e dai mezzi di sussistenza. Se la popolazione cresce di più dei mezzi di sussistenza, allora questa popolazione è destinata alla povertà. Ricardo, 1817.
La crescita economica è limitata dalla disponibilità delle risorse migliori. John Stuart Mill, 1857, uno dei massimi esponenti del liberalismo. Oh no, ho detto la L word. Quindi crescita sfrenata, sfruttare i lavoratori, fare di tutto per arricchire il capitalista. Beh, in realtà pensava che la crescita economica ad un certo punto si sarebbe arrestata raggiungendo uno stato stazionario. Quindi il massimo esponente del liberalismo era praticamente un grillo ante litteram. Marx, 1867. Beh, forse anche un po' superfluo accennarlo, è vero. Ma la crescita economica era limitata dalle agitazioni sociali dei lavoratori. Quindi il concetto di limite allo sviluppo economico esisteva già da un pezzo e ognuno dava la sua interpretazione più o meno corretta. Molto spesso meno. Il vero problema è che tutti questi approcci consideravano l'ambiente economico come un sistema chiuso, composto solo da imprese e famiglie. Le famiglie davano alle imprese la loro manodopera e le imprese davano alle famiglie prodotti e servizi per poter sopravvivere. Se c'era qualche cosa che non andava in questo rapporto, allora la crescita economica veniva compromessa. Inoltre, questo era un modello incentrato sul valore dei beni e non anche sulla loro effettiva disponibilità. Mentre grazie all'economia dell'ambiente avviene una vera e propria rivoluzione. Forse anche un po' banale, è vero, ma il modello si apre e viene introdotto anche l'ambiente come fattore all'interno di questo modello, svolgendo all'interno del sistema economico una triplice funzione. Fornitore di risorse, assimilatore di rifiuti e fornitore di servizi ricreativi. Per quanto riguarda la terza funzione, ti è! Beccatevi un GDM selvatico tra le montagne. Ovviamente in questo caso io sto godendo dell'ambiente che mi sta offrendo un servizio ricreativo. Ma immaginate se ci fosse della spazzatura in mezzo a queste montagne. Ovviamente il mio godimento sarebbe compromesso. E qui rientriamo nella seconda funzione dell'ambiente all'interno di un sistema economico, e cioè quello dell'assimilatore di rifiuti. Se la quantità di rifiuti è maggiore rispetto alla capacità dell'ambiente di assimilare questi rifiuti, allora ci saranno ovviamente dei danni ambientali, che avranno un impatto negativo anche ovviamente sull'economia e anche sul GDM selvatico. Ma i rifiuti esistono a causa dell'attività economica, ma come abbiamo già visto prima, l'attività economica è permessa dalle risorse messe a disposizione dall'ambiente. L'ambiente come fornitore di risorse ha diverse sfaccettature. Ad esempio, il vento, i raggi solari oppure l'energia dell'acqua sono delle risorse infinite. Quindi l'utilizzo attuale non compromette il loro utilizzo futuro. Il problema è che non tutte le risorse sono come il vento. Ad esempio, il carbone, i minerali, la fauna ittica o le foreste sono delle risorse finite. Quindi il loro utilizzo attuale può compromettere il loro utilizzo nel futuro. Ma equiparare i pesci al carbone è un po' riduttivo, lo ammetto. Infatti, ad esempio, io non ho mai visto due pezzi di carbone accoppiarsi e creare un carboncino. Però questa cosa l'ho vista fare a due pesci. Quindi ci sono alcune risorse che hanno una loro capacità di rigenerarsi. E se il tasso di utilizzo di queste risorse è minore rispetto al loro tasso di rigenerazione, allora queste risorse possono essere rinnovabili. E quindi ipotizzarle come infinite. E così abbiamo descritto la nascita dell'economia ambientale e la relazione tra economia e ambiente. Come al solito, se volete un approfondimento, ci sarà un video dedicato a queste tematiche per gli abbonati. Detto ciò, se siamo stati un po' attenti durante tutto questo video, abbiamo sempre citato il rapporto tra economia e ambiente, citando anche implicitamente il concetto fondamentale di sostenibilità, in questo caso sostenibilità ambientale, che verte su un concetto di intergenerazionalità. Significa che le generazioni future devono avere a disposizione uno stock di risorse ambientali ed economiche pari o uguale alle generazioni passate. Se questo patto tra generazioni viene rispettato, allora esiste una sostenibilità ambientale. Da questo concetto molto importante si può partire e iniziare a parlare di diverse tematiche, tra cui ad esempio ci sono varie teorie che giustificano una determinata sostenibilità e quindi di conseguenza definire che tipo di ambientalista sei. Ma questo magari è un altro discorso per un altro video. Per adesso vi saluto, ringrazio come al solito gli abbonati per sostenere questo canale e permettermi di fare i video così spesso e rendere questo progetto sostenibile, appunto. E niente, ci vediamo nel prossimo video, abbiamo aperto una nuova tematica e cioè l'ambiente, economia e ambiente. Ci divertiremo un sacco, ovviamente sarà una tra le tante tematiche che verranno portate avanti nel canale.
Però ogni tanto spunterà un video sull'ambiente e magari vedremo qualcosina di interessante. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!